aggiungo un elemento e poi veramente andiamo verso la conclusione. La situazione dei diritti umani è una situazione che si sta complicando anche a livello internazionale. È di qualche giorno fa la notizia che alle Nazioni Unite hanno tagliato i fondi per le riunioni dei comitati per i diritti umani. Sono 10, sono composti da persone indipendenti e si riuniscono annualmente. E in particolare non potranno riunirsi in autunno il Comitato per i diritti dei bambini e il Comitato per i diritti contro la discriminazione nei confronti della donna, nel 30° anniversario della Convenzione sui diritti dei bambini e nel 40° anniversario della Convenzione internazionale contro la discriminazione della donna. E queste riunioni, i comitati svolgono un ruolo importante per quanto riguarda la raccolta di informazione sulle violazioni dei diritti umani in Iran e in tutti i paesi dove avvengono le violazioni dei diritti umani, compreso il nostro, se qualcuno di voi ha sentito quello che sta accadendo anche nel nostro paese, la lettera che è stata inviata al nostro governo qualche giorno fa. E questi comitati sono supportati soprattutto dalle organizzazioni non governative. E le organizzazioni non governative sono un altro attore che vede sempre più ristretti gli spazi di azione. Quindi gli stati, i governi, stanno attaccando i guanti bianchi due entità che difendono i diritti umani in giro per il mondo, le Nazioni Unite e le organizzazioni non governative. E per far svolgere queste riunioni che si svolgono a Ginevra servirebbero 2 milioni di dollari, quindi una cifra irrisoria, però i tagli che stanno facendo a tutto il sistema, a tutto il meccanismo di protezione dei diritti umani delle Nazioni Unite è fortissimo. Vi do un dato: l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, che gestisce tutte le procedure speciali e i meccanismi per i diritti umani, dovrebbe avere un budget attorno ai 320 milioni di dollari l'anno. Quest'anno il finanziamento ordinario delle Nazioni Unite per l'ufficio dell'Alto Commissario è stato di 100 milioni di dollari. Questo ufficio funziona e lavora anche con i contributi volontari degli Stati. E fino ad oggi gli Stati hanno versato come contributi volontari 85 milioni di dollari, ma sono pochi rispetto a quello che versavano negli anni precedenti. Lo stesso possiamo dire del funzionamento della Corte Europea dei Diritti Umani. Il Consiglio d'Europa non riceve più i finanziamenti necessari per far funzionare bene la Corte. Quindi quello che voglio dire è che i governi non soltanto violano i diritti umani in casa propria, ma stanno attaccando quelle organizzazioni non governative e quelle istituzioni internazionali che hanno il compito di proteggere i diritti umani, di denunciare le violazioni dei diritti umani, di dar voce a chi subisce violazioni dei diritti umani. Quindi la situazione è veramente difficile, la sua domanda è più che opportuna. Cosa fare per tenere alta l'attenzione su queste tematiche? Bene, in una battuta, a Padova abbiamo creato, insieme con il Comune, con l'assessore Benciolini, con organizzazioni, associazioni di volontariato, insomma da Amnesty International a Giuristi Democratici, all'Ordine degli Avvocati, eccetera, questa rete, un nodo locale per sostenere le lotte dei difensori dei diritti umani. E la prossima iniziativa la facciamo insieme il 5 giugno alle 16:30 qui in Sala Paladin, e come ricordava prima l'avvocato D'Agostino ci sarà una tavola rotonda su questo. Quindi io direi proviamo a rafforzare questo nucleo locale della rete in difesa per i diritti umani e chi li protegge. E la nostra idea è quella di riuscire ad accogliere in autunno un difensore dei diritti umani da ospitare nella nostra città, in una casa rifugio, dentro un programma molto più ampio, europeo e internazionale. Quindi stiamo facendo questo. Ringraziamo i nostri ospiti
che sono stati con noi questa sera. Un ringraziamento speciale all'avvocato Hussein Amadignaz e a Mosè, ad Aurora, Francesca e a Enzo. Grazie.